Buongiorno. Negli anni 30, e chi ha la mia età se lo ricorda, c'era un famoso fumetto che raccontava le meraviglie dell'arcivernice Lambicchi. Questa straordinaria vernice, spalmata su una fotografia o su un disegno, faceva emergere dal foglio l'oggetto, l'animale o la persona viva. Cioè aveva la capacità di far rivivere tutto quello che era rappresentato in un giornale o in un libro. Ebbene, per i naturalisti la scoperta dell'Australia è stata un po' come usare l'arcivernice Lambicchi in natura, vale a dire che animali che si pensavano estinti da tempo o del tutto scomparsi sono riemersi improvvisamente, non solo i marsupiali del resto, ma anche stranissime specie come l'echidna o l'ornitorinco, dalle caratteristiche evolutive uniche. L'Australia è un continente molto prezioso per gli zoologi, anche perché consente di studiare, come in un laboratorio naturale vivente, le cosiddette convergenze evolutive. Cosa sono? Cioè sono degli animali che in modo completamente indipendente si sono evoluti parallelamente, assumendo sembianze simili. Per esempio lo scoiattolo volante marsupiale, che vive in Australia, è praticamente uguale a quello placentato che vive in Asia e in Africa. Il tilacino, che viveva in Australia e scomparso negli anni 30, era una specie di replica del lupo, eccetera. È un po' come trovare su un altro pianeta delle forme viventi simili alle nostre. Tutto è là, vivo e palpitante, nei boschi, nei fiumi, nelle foreste e nei mari dell'Australia. E quindi un viaggio nel passato, ma anche un'occasione, quella che ci offrono le telecamere, per ammirare gli ambienti di questo continente dimenticato e ora ritrovato. Vediamo. L'Australia è una terra dai contrasti estremi e spettacolari. Certo, è ricca di infinite meraviglie geografiche. Ma esploriamo insieme alcuni dei suoi territori e capiremo perché l'Australia è sempre più l'ultimo paradiso della natura. Il motivo è che la fauna che la abita è assolutamente particolare, perché per almeno 50 milioni di anni le specie si sono evolute in condizioni di completo isolamento, dato che l'Australia si era separata dal resto dei continenti. Oggi, mentre un numero sempre maggiore di specie rischiano di estinguersi in Africa, in Europa, in Asia e nelle Americhe, l'Australia è diventata l'ultimo bastione dietro il quale riescono a prosperare molte specie di animali. Ci sono due immagini tipiche di questa grande terra, le onde spumeggianti lungo le spiagge dorate e la grande varietà di canguri. In Australia esistono circa 50 diverse specie di canguri e di wallaby, ma quella che si incontra con maggiore frequenza è quella del canguro grigio orientale. Alcuni canguri vivono lungo la costa orientale dell'Australia, anche se è molto raro vederli così vicini alle onde che si infrangono sulla riva. L'attrazione qui, nel Parco Nazionale di Murramarang, sono i germogli di piccole piante che crescono sulla spiaggia. Circa 300 canguri si spostano e mangiano in branco. Di solito le femmine partoriscono una volta l'anno e i piccoli vengono fuori dal marsupio verso la primavera. Questa sarà la loro cameretta per i prossimi 10 mesi, fino a quando saranno pronti ad affrontare da soli l'ambiente. Ogni tanto usciranno per brucare l'erba, ma sempre con la sicurezza di tornare nella confortevole e comoda tasca materna.
E anche dopo aver abbandonato il marsupio come rifugio stabile, il piccolo continuerà a tornarvi ancora per 6 mesi, per succhiare il latte. Solo dopo essersi separato definitivamente dalla madre, imparerà rapidamente a badare a se stesso. Ora due giovani maschi stanno lottando. Il vincitore si accoppierà con una femmina in calore. È un combattimento duro, che negli anni a venire diventerà un vero e proprio rito, quando i combattimenti dureranno ore per decidere chi sarà il capo del branco. C'è una meraviglia della natura presso la costa del Queensland, l'isola di Fraser, la più grande isola di sabbia del mondo. È anche la dimora di centinaia di dingo. Questo dingo è a caccia. Una volta individuata la preda, la insegue come il cane asiatico da cui discende. Mentre i cugini del continente cacciano piccole prede, come i wallaby e i bandicoot, i dingo dell'isola di Fraser hanno imparato a nutrirsi di quello che trovano, praticamente solo di pesce. Come tutti i cani selvatici, questo dingo è in continuo movimento. Pattuglia il suo territorio con un'andatura costante. Lontano dalla spiaggia, il dingo delimita il suo spazio rotolandosi fra i cespugli per diffondere il suo odore e marcare i confini. Una volta stabilita la sua zona di caccia, raramente se ne allontana. I suoi ululati hanno avuto successo. Ha richiamato la sua compagna e i loro due cuccioli nati in inverno. A differenza dei cani domestici che possono riprodursi 2 volte l'anno, per i dingo la stagione degli amori si verifica una sola volta l'anno. Anche quando sono cresciuti abbastanza per provvedere a se stessi, i cuccioli continuano a preferire la compagnia e la sicurezza della propria famiglia. Questo perché a volte può accadere che le femmine divorino i piccoli di un'altra famiglia. Come a tutti i cani, ai dingo piace giocare. E quando l'aria si fa più fresca, al tramonto, tornano saltellando alla spiaggia dove li attende un'altra notte di caccia. La grande barriera corallina, la più complessa ed estesa del mondo, è formata da più di 350 specie di coralli. Nota è la grande varietà di pesci che la popolano. Nelle adiacenze della barriera ne sono state identificate più di 2000 specie diverse.
Qui avviene un fenomeno rarissimo, la riproduzione contemporanea del corallo che ha luogo soltanto poche notti ogni anno. Uno dei frequentatori più imprevedibili della barriera corallina è questo gigantesco squalo balena, più lungo e più pesante di un autobus. Per fortuna è del tutto inoffensivo. Si nutre di plancton e di piante microscopiche aspirandole verso la sua enorme bocca. Gli squali balena di solito passano le loro giornate a grandi profondità e si portano verso la superficie solo quando sale il plancton di cui si nutrono. Ma non tutte le specie di squali sono così amichevoli. La barriera corallina brulica di grandi banchi di pesci che forniscono un abbondante pasto al più spaventoso dei predatori. Molte delle specie di squali che vivono nelle acque della grande barriera corallina sono dei feroci predatori. Un'evoluzione di 350 milioni di anni ha portato questo pesce killer alla perfezione. Dal lucido corpo affusolato ai denti affilati come lame, tutto appare studiato per un solo scopo: uccidere. Avvertendo la presenza di una facile preda, decine di squali pinna d'argento si sono radunati all'esterno della barriera. Il loro obiettivo è un tonno ferito. Hanno un modo molto feroce di attaccare, sono esemplari veramente terribili. Secondo studi recenti, sembra che abbiano un cervello sorprendentemente grande e complessi modelli di comportamento. Nella vasta e lussureggiante regione selvaggia all'estremità orientale dell'Australia vive un'insolita varietà di creature. Uccelli giganti incapaci di volare, come il casuario, hanno zampe talmente poderose che possono sventrare un uomo. I casuari si accoppiano una volta l'anno. La femmina si acquatta sul suolo della foresta pluviale mentre il maschio tenta di sedurla. Il risultato del loro accoppiamento è un solo stupendo pulcino che manterrà il suo piumino striato, giallo e nero per i primi 3 mesi di vita. Quello che vediamo è uno dei più straordinari marsupiali, il canguro arboricolo. Passa la maggior parte della giornata dormendo in cima agli alberi. Si è talmente abituato a questa sua esistenza sugli alberi che vi si arrampica con grande facilità, usando gli artigli molto affilati e gli arti superiori, che sono grandi e forti quasi quanto le zampe posteriori. Il canguro arboricolo è erbivoro e si nutre per lo più delle foglie dell'albero su cui vive. Nel parco nazionale Lamington del Queensland, vicino alla foresta pluviale O'Reilly, vi sono i resti della più antica foresta del mondo, una gigantesca foresta di faggi australi che un tempo ricopriva quasi tutta l'Australia orientale. La lussureggiante foresta pluviale ospita molti uccelli e altre creature affascinanti.
come questa raganella dagli occhi arancioni, che va in letargo in inverno e riappare soltanto durante gli umidi mesi estivi. Questo è il pigliamosche giallo orientale, che tiene il suo nido in un ordine meticoloso. Ed ecco la rosella cremisi, che si nutre dei semi di piante come l'acronichia. Questo è un tilogale con il suo piccolo. Si nutrono delle gustose violette che crescono spontanee. È raro vedere il tordo quaglia macchiato. Questi due piccoli aspettano pazientemente nel nido il ritorno della madre. Più comuni invece sono i podarghi. Adattano il corpo in una posizione che permette loro di mimetizzarsi fra i rami. C'è poi l'ibis testa nera, che nidifica in colonie sugli alberi della foresta pluviale. Una specie che si è bene adattata alla foresta pluviale è l'uccello giardiniere. Questa madre tenta di far mangiare alla sua prole uva passa. Ci prova ancora, tenta di costringerli a mangiarla, ma evidentemente ha un sapore proprio sgradevole. Eh sì, ha più successo con le bacche rosse della vite serpente. Nel giro di 3 settimane i piccoli saranno abbastanza forti per lasciare il nido e provare l'emozione del loro primo volo. Ancora nel nido, ecco questi minuscoli dicei. Crescono in un nido costruito dai genitori con bozzoli vuoti di ragno e piante morbide avvolte in ragnatele. Quando i piccoli reclamano il cibo, i genitori tornano con i dolci e appiccicosi frutti della pianta di vischio. È una dieta molto sana. Infatti i piccoli espellono i semi dopo 20 minuti, aiutati in questo processo dalla madre. Altre specie di uccelli variopinti, una vera e propria esplosione di colori, sono i lorichetti arcobaleno. Si riuniscono in gran numero dovunque alberi e arbusti siano in fiore e usano la lingua, simile ad una spazzola, per raccogliere nettare e polline. Sono molto affettuosi fra loro e passano ore e ore a lisciarsi le penne l'un l'altro. Dopo aver dormito per più di 19 ore, i koala passano la maggior parte delle ore di veglia mangiando. La loro dieta quotidiana consiste più o meno di 1 chilogrammo di foglie di eucalipto, un potente miscuglio di olio e altre sostanze chimiche che ucciderebbero quasi tutti gli altri animali. Mentre la femmina mangia, il maschio è sul piede di guerra. Quando arriva la stagione degli amori, i pacifici koala si trasformano in vere e proprie furie e aggrediscono ogni maschio che invade il loro territorio. Ed è battaglia. Il padrone del territorio attacca l'intruso. Gli scontri sono feroci. Artigli affilati e denti infliggono ferite gravi e dolorose. Il fatto di trovarsi a più di 3 metri da terra non sembra preoccupare questi pelosi gladiatori.
Alla fine, senza smettere di lottare neanche per un secondo, i due avversari cadono dall'albero. Come due lottatori di sumo, si aggrappano l'uno all'altro, si strappano ciuffi di peli, si azzannano. Per una buona mezz'ora combattono senza tregua, tentando ognuno di avere la meglio sull'altro. È quasi una lotta mortale. La posta in gioco è alta. Il vincitore diventerà il maschio dominante e potrà avere tutte le femmine del territorio nel suo piccolo harem. Alcune di queste femmine sono in calore. I movimenti a scatti di questa giovane koala fanno capire che è pronta per l'accoppiamento. Ma non tutte le femmine sono così disponibili. Questa ha partorito da poco tempo e non ha alcuna voglia di accoppiarsi. Si batte con decisione per difendere il suo onore. La gravidanza è di un solo mese. Dopo aver passato 6 mesi nel marsupio, il piccolo ne viene fuori già con una folta pelliccia. Nel giro di pochi mesi il cucciolo farà progressi straordinari. Assieme al peso aumenta anche la sua sicurezza. Sempre più spesso si allontana dalla madre per esplorare questo mondo a lui sconosciuto. Giorno dopo giorno conquista maggiore libertà e passa sempre più tempo da solo in esplorazione. E alla fine dei suoi vagabondaggi torna alla sicurezza della madre. Una creatura da cui tutti si tengono alla larga è l'echidna. Tiene a bada tutti i predatori con il suo mantello di aculei dalle punte acuminate, però durante l'accoppiamento è in grado di appiattirli. Mentre compie la sua routine quotidiana, depone un piccolo uovo direttamente in una sacca posta nella parte inferiore del corpo. L'uovo si schiuderà dopo 10 giorni, ma il piccolo verrà fuori dalla sacca solo dopo 2 mesi. L'echidna usa il suo lungo naso per trovare le formiche, di cui è molto ghiotta. Se si sente minacciata, usa semplicemente le sue potenti unghie per seppellirsi in una buca, sparendo completamente nel giro di 2 minuti. Quando cala il buio sulla foresta australiana, esce dal suo nascondiglio una creatura deliziosa. Questo timido animaletto è un petauro che plana fino a 50 metri distendendo le zampe. L'opossum sugar gusta il nettare e i germogli degli alberi in fiore, come questa pianta bottiglia. Durante la notte va in cerca di cibo, volando di albero in albero, finché la sua voglia di tali dolci delizie non è soddisfatta. Alle pendici della catena montuosa Dandenong vive un uccello che è il più grande imitatore del mondo.
Il superbo uccello lira è il maestro delle imitazioni. Questo maschio è capace di emettere 24 richiami diversi, alcuni dei quali molto riconoscibili. Un richiamo che imita quasi costantemente è quello dell'occhione. Un altro dei suoi trucchi vocali è mescolare molti richiami diversi, uno dopo l'altro. È talmente bravo a ricreare i suoni che ha subito imparato a imitare il rumore della macchina fotografica. I suoni che vocalizza più spesso sono versioni diverse del suo normale richiamo. La sua è una tattica per conquistare una femmina. Fa le sue esibizioni su monticelli di terra che costruisce quando il sole spunta attraverso la vegetazione della foresta pluviale. Questo permette al sole di mettere in risalto il colore argenteo delle 16 penne della coda. Poi inizia la danza del corteggiamento. Inarcate le penne della coda sul capo, fa ondeggiare il corpo tentando di fare colpo sulla femmina. Tanti sforzi per niente. Infatti lei non sembra interessata e preferisce andare alla ricerca di insetti. Imperterrito, il maschio continua la sua esibizione. L'energia e la bravura con cui lo fa ne fanno il campione pennuto di canto e ballo. Nei torrenti e nei fiumi dell'entroterra australiano vive uno degli animali più straordinari del mondo. L'ornitorinco è così fuori dal comune che i primi esemplari importati in Europa impagliati vennero ritenuti dei falsi. Questo per via del fitto mantello di pelo, del becco largo e piatto, dei piedi palmati e della coda appiattita come quella di un castoro. Seguendo questo ornitorinco, scopriamo che passa molto più tempo in superficie che in acqua. Le sponde di questo fiume, nella riserva di Warrawong, sono piene di gallerie scavate dagli ornitorinchi, nelle quali costruiscono le tane in cui depositano 2 o 3 uova. Solo di primo mattino e nel tardo pomeriggio escono dai loro rifugi per andare a caccia, tuffandosi ripetutamente per trovare molluschi e piccoli crostacei. L'ornitorinco ha un appetito robusto, tant'è vero che ogni notte consuma cibo equivalente alla metà del suo peso. Sott'acqua chiude gli occhi e si lascia guidare dal muso, che è molto sensibile. Lavora febbrilmente per trovare da mangiare e torna in superficie solo quel tanto che basta per respirare prima di tuffarsi di nuovo. Un altro illustre abitante di gallerie è il bombato. Questo è un esemplare giovane della specie. Non ha ancora raggiunto il pieno sviluppo ed è già grande quanto un cane di taglia media. È essenzialmente vegetariano e con le sue forti mascelle è in grado di rosicchiare anche le piante più dure.
È anche un grande scavatore e con la sua tattica da bulldozer costruisce enormi cunicoli, spesso lunghi molti metri. Malgrado abbia la reputazione di essere lento a muoversi, questo giovane esemplare corre ad una buona velocità. Il bombato è anche un solitario, come dimostra il fratello molto più grande. Preferisce pascolare per conto suo e mangia soprattutto erbe dure e ricche di fibre. Una volta trovato un campicello con la vegetazione di suo gusto, rimane lì per un bel po' di tempo, mangiando con voracità. Ci sono molte altre creature affascinanti nella foresta australiana. Il wallaby dal collo rosso, che tiene moltissimo all'igiene personale. E il bandicoot, che si distingue per il lungo naso sottile. L'ormai rara e velocissima bettongia dalla coda a spazzola. E la cugina, la bettongia rossiccia, entrambi piccoli marsupiali simili ai canguri. Questi mini marsupiali sono i canguri ratto. Oggi i canguri ratto sono rari nel continente australiano, ma quelli che sono sopravvissuti sono molto prolifici. Una star dei corsi d'acqua australiani è il cigno nero. Fin dalla nascita, i piccoli sono talmente vivaci e svegli che trovano il cibo da soli. Crescono molto in fretta. Il piumaggio dei piccoli cigni neri si scurisce. Nel giro di 4 mesi, questi uccelli sono completamente indipendenti. Diventati adulti, poi, passano gran parte della giornata a lavarsi. Un'occupazione che spesso appare turbolenta. Il corteggiamento di una coppia di cigni neri è pieno di poesia. Questi splendidi volatili rimarranno insieme per parecchie stagioni, mentre i maschi rivali rivendicano il loro diritto sul territorio con lente ed eleganti parate. Gli affluenti dei fiumi e i piccoli stagni dell'Australia centrale attraggono molti animali selvatici. Ogni poche ore i coloratissimi diamanti vengono a bere. In Australia si trovano ben 18 specie di diamanti diversi, ma tutti socievoli e inclini al contatto fisico. Lontano dai corsi d'acqua, il deserto fiorisce. Il robusto pisello del deserto riesce a sopravvivere anche nelle dure condizioni dell'entroterra.
e sul suolo arido del deserto vi sono segni di vita imminente. 7 uova, grandi quasi come una palla da bowling. Appartengono al secondo uccello più grande del mondo, l'emu. Il maschio si assume l'incarico di covare le uova. È un lavoro part-time che l'emu fa tra un pasto e l'altro. Dopo 60 giorni di incubazione, tutto ciò che rimane sono i gusci rotti delle uova. Intanto, i piccoli vanno alla ricerca dei loro primi insetti. Il piumaggio a strisce nere e bianche si tramuterà in penne marrone scuro come quelle dei genitori. E ancora una volta, mentre i piccoli scorrazzano fra i cespugli, è il padre a tenerli d'occhio. Tutta questa attività viene osservata dal signore dei cieli australiani, l'aquila dalla coda lunga. Quest'aquila, che ha un'apertura alare di 2 metri, è una delle più grandi del mondo e spesso uccide i piccoli dei canguri. È per timore di una razzia che questa femmina di canguro rosso trasporta il figlio così a lungo. Per il primo anno, il suo piccolo dovrà nascondersi in una posizione decisamente scomoda, anche quando le zampe saranno diventate troppo lunghe. Il legame fra madre e figlio è così forte che i due si scambiano gesti affettuosi anche dopo che lui ha lasciato il marsupio. La femmina passa gran parte della giornata a occuparsi della pulizia del suo piccolo e a tentare di liberarsi delle zecche che la tormentano. È una terra arida, quella in cui vivono, tanto che la vegetazione secca deve essere masticata per parecchi minuti per poter poi essere digerita. E ogni tanto si deve fermare per togliersi le spine dalle zampe. Sicuramente il più bello dei canguri rossi è il maschio. Non solo il canguro è il più grande dei marsupiali, ma quello rosso è il più grande di tutti. La sua mole imponente si può ammirare appieno solo quando è in posizione eretta. Il suo corpo raggiunge e a volte supera i 2 metri di altezza. Anche al riposo mostra un'arroganza che poche creature dell'entroterra possono permettersi. Ha combattuto duramente per diventare il capo del suo gruppo di canguri e adesso dorme in una posizione che lo rende vulnerabile e che pochi altri maschi oserebbero adottare. Quando riunisce la sua famiglia, la differenza di colore fra i sessi diventa più evidente. Mentre il mantello del maschio è di un intenso color ruggine, quello della femmina è grigio-azzurro. Il canguro rosso può raggiungere una velocità di 80 km l'ora. Certo, non è veloce come il ghepardo e può mantenere questa andatura solo per pochi minuti perché si stanca presto. Però compie dei lunghissimi salti che arrivano fino a 13 metri di lunghezza e 3 d'altezza. La creatura che regna sovrana in questo paradiso della natura è appostata fra le ninfee. Il coccodrillo marino australiano è uno dei più grandi e formidabili predatori del mondo ed è pericolosissimo anche per gli esseri umani. Per la verità non è del tutto esatto chiamarlo coccodrillo marino, perché vive anche in acque dolci e durante la stagione delle piogge è stato visto anche in zone distanti dalla costa.
Qui a Kakadu raggiungono dimensioni enormi e se ne stanno perfettamente immobili in attesa di una preda. È uno spettacolo terrificante vederli quando spalancano le fauci. Quello che vedremo ora ci dimostrerà quale forza spaventosa posseggano i coccodrilli. Due enormi maschi stanno per scontrarsi. Anche se il duello è finito alla pari, senza vincitori né vinti, entrambi i rivali sembrano vantarsi di quella che a loro parere è stata una vittoria schiacciante sull'avversario in questo territorio affascinante dove la natura ancora regna sovrana. Bene, ci vediamo la prossima puntata con un classico della savana africana. Questa volta vedremo qual è il ruolo dell'acqua nel ciclo della vita, non solo delle piante ma degli animali. La pioggia è un po' come un innaffiatoio naturale e la savana è un po' come il vaso da fiori del vostro terrazzo. Senza acqua tutto rinsecchisce, lo sappiamo. Con l'acqua tutto torna a fiorire. A presto, quindi, ci rivedremo con l'innaffiatoio africano.